Amici del cuore, ben ritrovati sul canale per l'episodio di questa settimana. Oggi andremo alla scoperta di un nuovo paese del mondo. Questo stabilimento è stato il primo ad essere bombardato dagli iracheni. Vedremo come non oltrepassare un confine di stato. Da oggi non voglio più un sedile. Guideremo un'infinità di ore per attraversare il deserto. Assidio ti dà se sta così. Ciao, sono Gianji. Basta. Per finire in posti che sinceramente non mi aspettavo. Ragazzi, questo posto è veramente assurdo. Perciò mettetevi comodi, l'avventura sta per cominciare. Zio, sono un tipo. Subito dopo il consueto minutino dedicato allo sponsor del video di oggi. Se in aeroporto vedete che ai controlli di sicurezza ci sono queste macchine, probabilmente significa che potete portare la borraccia piena dall'altra parte. Io viaggio sempre con la mia Air App e se posso evitare di svuotarla, evitando anche di comprare la carissima acqua dell'aeroporto, preferisco. Poi a volte puoi riempire la borraccia nelle fontane degli aeroporti, la cui acqua non è sempre buonissima, ma è qui che entra in gioco l'olfatto retronasale. Con il sapore dei pod non senti quello del cloro, che poi può sembrare una cosa complicata, in realtà ti basta riempire la borraccia, inserire il pod che preferisci, alzarlo leggermente e bere normale. È sempre importante rimanere idratati nel deserto ancora di più, e visto che l'acqua che c'è qua non è molto buona, ho messo il pod quello limone e basilico, che dà un tocco un po' mediterraneo senza aggiungere niente all'acqua, niente zuccheri, niente conservanti, niente coloranti. Sono tutti aromi naturali che non ingerisci. Inoltre ogni pod dura almeno 5 litri di acqua e lo puoi cambiare in ogni momento. Air App ti aiuta a bere di più, le borracce sono fighissime e se volete provare Air App vi basta guardare il link in descrizione. Quindi grazie Air App per aver supportato il video di oggi, buona continuazione. È freddissima, ah, ed è piena di cloro, ah, che male. Ah. Vieni a fare il bagno. Non è così fredda. Più che altro è piena di pattume dentro. Come gli influencer che ci abbiamo la piscina davanti alla stanza. Che freddo fa. Che c'è? Che c'è? Si fa, si sì, è normale. Noi stiamo superando un confine di stato con gli altri. È vero. Passaggio per il paese. Quindi non avete il sedile voi? Ma davvero dobbiamo fare 110 km così? Secondo me ci sta. È una burla. Il nostro padrone di casa ci sta portando di là del confine. Ci aveva detto che aveva una macchina da 8. In realtà tre di noi sono letteralmente nel baule, senza sedili. Dobbiamo attraversare uno stato e dobbiamo andare in un altro stato così. Chissà cosa diranno i controlli quando vedranno che ci sono tre persone letteralmente nel bagagliaio. Salute. Abbiamo passato i primi controlli di uscita dalla Arabia, ora dovremo scendere per entrare in Kuwait. In teoria ci prenderanno le impronte digitali anche qua. Comodo. Sai, quasi quasi mi levo anche nella mia macchina. È ora di rilasciare le nostre impronte digitali e fare il visto. Comunque secondo me c'è qualcosa di affascinante nel passare le frontiere via terra. Cioè è una cosa che mi emoziona. Non so come sia il Kuwait, però sono gasato. Ci sta volendo un po' di tempo, siamo qui da un'oretta, però siamo già andati a lasciare le impronte digitali, ti fanno anche lo scanner della retina, cioè la scansione degli occhi. Sono tutti molto carini e simpatici, il tizio che mi ha preso i dati è stato in Italia per vedere l'Inter e quindi parlavo un po' in italiano. Ci hanno appena comunicato che il visto è gratis. Ci sta volendo tanto, però sono molto carini, cioè sono tutti tanto gentili. Ok, dai che forse abbiamo finito e possiamo andare di là. C'è posto nel baule? Dove mi siedo qua? Vieni immediatamente qua. Ecco. Sì, secondo me mettersi in treno non ha senso, meglio star così. Siamo tutti più comodi. Ci sta. Ok, finish. Io non so se l'avete capito, ma questo viaggio non è un viaggio, questo è uno schifo. Perché scusa? Sì, comunque noi ridiamo e scherziamo, ma sta per arrivare il momento in cui capiremo se abbiamo fatto male o meno a fidarci del nostro padrone di casa. No, italiano. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora come sia. Un controllino veloce. Ci siamo? Siamo dentro? Siamo ufficialmente dentro. Siamo in Kuwait. You said.
Comunque ci è andata molto bene perché Josef, questa persona che abbiamo conosciuto ieri sera, è del Kuwait e quindi ci porterà in giro per Kuwait City, tipo una guida locale. Kuwait City è la città più importante e capitale di questo stato del Golfo Persico schiacciato tra l'Arabia Saudita e l'Iraq. Quest'ultimo, sotto il comando di Saddam Hussein, invase e sconfisse il Kuwait nell'agosto del 1990, dando inizio alla guerra del Golfo. L'occupazione durò 7 mesi, poi quando il Consiglio di Sicurezza dell'ONU mise in campo le truppe guidate dagli americani per espellere gli iracheni dal Kuwait, l'esercito di Saddam si vide costretto a battere in ritirata. Ma nel mentre diede fuoco a quasi 700 pozzi petroliferi, sperando, senza successo, di rallentare l'avanzata degli americani. Le milizie irachene vennero sconfitte e il 28 febbraio 1991 il Kuwait tornò ad essere indipendente. Ma ancora oggi rimane la cicatrice nera di quei pozzi di petrolio andati a fuoco. Comunque dalle immagini satellitari si nota una cosa strana. Questa cosa qui. Che roba è? Allora, avete presente che a Dubai hanno voluto creare quelle isole artificiali a forma di palma poco a largo della costa? E hanno realizzato anche le isole che dovevano comporre l'arcipelago a forma di mondo, che però non hanno avuto molto successo e sono vuote, tipo, abbandonate. Tra queste c'è anche l'Italia. Ecco, in Kuwait, invece che rubare spazio al mare, hanno preferito portare il mare dentro alla costa, realizzando un'intricata laguna per aumentare tecnicamente la lunghezza della costa, facendo schizzare il valore di quei terreni, senza però obbligarti a prendere una barca per andare a fare la spesa. Ha fatto meno notizia, ma sono stati più furbi degli Emirati, soltanto che è uno di quei mega progetti che non capirò mai. Tipo questo qua. Ma a parte ciò, la tempesta di sabbia che c'era prima sembra essersi dissipata e si vedono tutte le raffinerie in lontananza. Ovviamente anche in Kuwait tutto ruota attorno al petrolio, che rende il paese uno dei più ricchi al mondo. Pensate che detiene il 7% delle riserve mondiali di questa importantissima risorsa. Può non sembrare tanto, però per farvi capire, se smettessero con le importazioni e tenessero sempre lo stesso livello di consumi, avrebbero abbastanza petrolio per altri 775 anni. Ci sta dicendo Josef che tutto il petrolio di questa zona va a finire in Europa e Stati Uniti. Thank you. Grazie mille. Bene amici, siamo ufficialmente arrivati in Kuwait. Per prima cosa, ovvio, si fa rifornimento. Qui la benzina, il diesel stanno a meno di 25 centesimi di euro al litro. Assurdo pensare che ieri abbiamo pranzato in Bahrain. Questa mattina mi sono svegliato in Arabia Saudita e adesso stiamo andando a fare un bel giretto a Kuwait City. Anche qui è pieno di McDonald's. Una 500. Che fortuna che abbiamo avuto con Joseph comunque. Se non fosse stato per lui, non so proprio come avremmo fatto. Le distanze non sono come quelle per andare in Bahrain, sicuramente non avremmo trovato un Uber anche stavolta. Allora, non sappiamo bene dove Joseph ci stia portando, però desidereremmo provare qualcosina di tipico, quindi magari si va a pranzo. E infatti eccoci in un bel ristorantino. This number one. Number one? This one? Ok, ok. Wait, very nice. Buon appetito, hanno appena fatto alzare un tizio per far sedere noi. Cioè, gli hanno detto ci serve il tuo tavolo e si è spostato. Immancabile lemon mint, raga, è buonissima. Mettiamolo un pezzo, raga. Va, mettiamolo un pezzo. Questa è la carta. Beh, che dire. Buon appetito. I local però mangiano con le mani, eh. Molto buono. Riso e pollo, tranquillo. Però ci sta. Sono tutti i condimenti che fanno la differenza. Veramente un ottimo pranzo. Bagno degli uomini, bagno delle donne. Questo delizioso pranzetto ci è costato la bellezza di 80,47 € in 8, in pieno centro città. Cioè, siamo nella zona del souk. Non so sinceramente dove ci voglia portare adesso Joseph, però ci fidiamo perché lui è di qua. Cos'è che andiamo a prendere? Vestito. Il vestito tipico? Comunque abbiamo dovuto litigare per pagare. Cioè, sono dovuto correre alla cassa perché volevo offrire Joseph per tutti. Dovremmo chiedergli se ci fa l'orlo perché tocca per terra. Quanto stiamo bene? Stiamo veramente benissimo. Yusef è andato un attimo a pregare. Adesso appena arriva paghiamo. Sono tutti presi bene dal fatto che ci siamo comprati l'abito tipico e abbiamo speso meno di 15 euro a persona. Grande acquisto, veramente un grande acquisto. Comunque non vorrei dire, ma avevamo ancora il cartellino del prezzo attaccato. Sp-
sporchiamo per bene i nostri vestiti nuovi salendo nel baule. Sai, è un peccato. È un peccato. Giustamente abbiamo sporcato di fango il baule, i nostri vestiti bianchi. Sempre comodo comunque. Boia. Dove saliamo? Là sopra. Ticket. Ah, ok. Perché dobbiamo stare in 100 in un ascensore quando potevamo prendere... Ce ne sono due, ma tutti su uno. In linea con questo viaggio. Mi sembra di essere tornato sulla nostra macchinina. Bellissimo. Ma scusa, ma sta ruotando, eh? Ma è girevole. Allora, gira molto piano, ma mi fa un po' girare la testa. Siamo su una delle tre torri del Kuwait. Quindi tu sali sulla terrazza panoramica rotante e ti puoi godere una fantastica vista sulla città. Il panorama è bello suggestivo perché ci sono tutti i palazzoni grigi che emergono dalla foschia. C'è lo skyline con dietro il sole che tra poco tramonterà, perché adesso in questo periodo le giornate sono parecchio corte. Però sei anche sul mare, che è grigio anche quello. Molto figo però, vi dirò. Anche qua tanti cantieri, tutto molto in costruzione. E non c'è una singola persona a fare il bagno in mare, nonostante questa bella spiaggia lunghissima. Vi dirò, questo Kuwait mi lascerà un bel ricordo. Cosa facciamo? Torniamo verso l'Arabia Saudita? Sarà un viaggio piacevole e comodo. Sbocco già. Sì, queste curve qua non sono bellissime. Stai fermo, che prendiamo la scossa di nuovo. No! Aspetta, ho staccato. Togli quel pezzo di ferro. Durante il viaggio di ritorno abbiamo fatto in tempo ad impazzire perché è stato molto più lungo rispetto a quello di andata, avendo trovato traffico, ma almeno non siamo rimasti troppo fermi al confine perché i controlli sono stati velocissimi, nonostante viaggiassimo in maniera abbastanza poco convenzionale. Ed eccoci a casa di Joseph. Ha detto che ci vuole offrire un teino o un caffè. Però, bellina. Comunque lui prima di ieri non ci aveva mai visto e adesso siamo ospiti a casa sua. Quanto sarebbe bello avere un salottino del chilling come questo qua. È bellissimo qua, veramente bello. Incenso? Very good. Very good. Ah, i datteri, buoni. Viva, dai, siamo tutti. Cioè, ma guarda sua moglie cosa ci ha preparato. A parte tutti quei cioccolatini. Ciao, gran Joseph. Ma te che non capisci che cosa ti facciamo qua? Non ci sono turisti occidentali. La mia domanda è: questi regali che ci ha fatto Joseph, come li porteremo in Italia, considerato che non abbiamo bagagli? Secondo te arrivano in Italia, mancano ancora 4 giorni, li mangeremo. Non so quanto sia sano mangiarsi tutti quei datteri. Comunque il figlio di Joseph mi ha riconosciuto perché dice di aver visto i miei video su TikTok. Vieni Duccio, c'è spazio. Io quasi vado a piedi. Vai, 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 vai. Si va casina. Anche in questa città comunque senza macchina non vai da nessuna parte. Uno non può semplicemente prendere e andare a fare una passeggiata. Facciamo che il momento spesa e la super cena che ci siamo preparati ve li mostro nel video dedicato ai supermercati in Arabia. Io vorrei dormire. Quale posto migliore per iniziare la nostra giornata? Siamo venuti al mare perché la città in cui dormivamo è sul mare. Perciò prima di addentrarci nel deserto salutiamo il golfo. Tra l'altro qui l'acqua è bellissima, giornata di sole, 36 gradi, ma con i nostri abiti bianchi tipici non soffriamo il caldo, sono veramente tattici. Comunque la spiaggia è completamente deserta, non c'è nessuno. Ci siamo solamente noi e le persone che passano dietro con la macchina che rallentano per vedere cosa stiamo facendo. È un po' strana questa situazione. Però un bagnettino me lo farei, non sono sicuro che si possa fare, forse non ci si può mettere in costume. Questo posto enorme, direttamente sulla spiaggia, vediamo se riusciamo a sbirciare, dovrebbe essere una sorta di Luna Park abbandonato. Non credo che tenterò di entrare. Non è esattamente il posto dove puoi fare una cosa del genere, però immaginatevi quanto ci sarebbe da esplorare. È gigantesco, da satellite si vede. Sì, sì, è tutto chiuso. È tutto blindato e non puoi neanche vedere dentro. Rischiare non ci sembrava una buona idea. Abbiamo preferito andare a vedere l'imperdibile monumento principale della città, una rotonda dedicata ai pozzi petroliferi. E dopo aver salutato il nostro fantastico chalet, ci siamo rinchiusi in macchina per le successive infinite ore. Questo perché, essendoci spostati nell'angolo nord-orientale del paese, l'unica soluzione, senza tornare sui nostri passi, per ricongiungerci alla civiltà, nella zona centrale dove c'è Riyadh, è attraversare centinaia di chilometri di nulla assoluto, tagliando in obliquo l'enorme deserto, lungo una ripetitiva strada tutta dritta piena di sand trap area, non so cosa siano, però abbiamo trovato anche dei posti dove vendono dromedari. Ne avrei preso volentieri uno in affitto pur di non proseguire in auto perché la strada non finiva più.
Dopo ore e ore passate nel bel mezzo del deserto per attraversare questo enorme deserto che occupa praticamente tutta l'Arabia Saudita, abbiamo iniziato a vedere un minimo di civiltà. Guardando da satellite si vedevano le coltivazioni, quelle circolari. Dopodiché ci siamo trovati in mezzo a questa cittadina che sembra una città fantasma. Ci sono un po' di macchine, le strade sono per lo più vuote, ma soprattutto non c'è nessuno in giro a piedi, cioè non vedi persone. I parchetti sono deserti, gli edifici sembrano mezzi abbandonati. Questo edificio abbandonato, cioè si entra da qui, guardate che roba, tutto pattume. Oh no, mi sporco il vestito. Zio, c'è un tipo. Facciamo una pausa giusto per fare un po' di benzina, perché la paura è quella di rischiare di rimanere a secco in mezzo al niente. L'Arabia Saudita è il paese più desertico al mondo, dove non vorresti rimanere bloccato tra le dune. E noi non stiamo nemmeno percorrendo un'autostrada principale, quindi non ci sono nemmeno stazioni di servizio. Secondo me quel tipo si è fatto una gran risata a vedere me che sbucavo. Ci siamo fermati nell'unico posto aperto per pranzare e ovviamente preparano shawarma, quindi ci mangiamo qualcosina al volo e poi ci rimettiamo in marcia, perché i chilometri da percorrere oggi sono tanti. Ci stiamo muovendo in direzione della capitale, sicuramente ci arriveremo dopo il tramonto. Dove mi starà portando il piccolo Reda? Entra in bagno adesso. Ah, che brividi. Qual è il bagno, questo qua? No, è quello dove sto. Vabbè dai, questo è il bagno, ne ho visti di molto peggiori. Questo profumino ti fa passare l'appetito, però. Però non ti ha preso... E adesso siamo pronti a ripartire. Ok, stiamo ripartendo. Prima vi racconto questa perché secondo me è interessante. In giro per l'Arabia Saudita non si vedono molte bandiere. A differenza di altri stati arabi, ce ne sono poche in giro. Come mai? Informandomi ho visto che ci sono delle regole molto rigide relative alla bandiera, all'esporre la bandiera, che tra l'altro sopra ha una scritta in arabo che credo sia un testo sacro. Quindi le persone, per non incorrere in problemi legali, perché magari fanno qualcosa di sbagliato, preferiscono lasciare che sia lo Stato ad occuparsi delle bandiere. Ogni tanto ne vedi in giro, però effettivamente ce ne sono molto poche. Al contrario di gattini, ce ne sono tanti, sono bellissimi. Ci siamo fermati per una breve sosta idraulica nell'unica stazione di servizio nel raggio di 100 km. Qui c'è la stazione di servizio, di qua c'è il deserto, il nulla totale. Un sacco di pattume. Sono curioso di vedere i bagni. Mi sa che questa visione ve la risparmio. Quando vedo... Comunque qua c'è anche la moschea. Quando vedo bagni così penso sempre, ma se mi cadono gli occhiali da sole e il telefono cosa faccio? Che c'è, Duccio? Ah, ok. C'è una pecora nel cassone del pick-up. Mi sta facendo un po' di spazio. Ci siamo sgranchiti le gambe. Questo venticello è proprio piacevole. Ma nulla batte l'aria viziata della nostra Mazda. Tu vieni con noi? Ieri sera mi diciate no, beh, no, ma no, quando mai? Ma chi l'ha mai detto? Ma chi l'ha mai detto? Non ce la faccio più a salire stamattina. Dietro non mi lasciano lo spazio per le gambe. Ma non c'è lo spazio, Gianci! Quando si arriva, Riyad? 53 minuti, ok. Ci puzza. Siamo arrivati, per fortuna abbiamo prenotato un alloggio per 7 persone. Siamo entrati e c'è soltanto un letto. Anche qua stanno portando dei materassi. Questi qui sono due materassi, non uno. Ce li hanno smollati qua per terra. E qua ce ne sono altri due ancora plastificati. E queste sono le coperte, ce li sistemeremo da soli. In qualche modo faremo, l'importante è che siamo a Riyadh. Abbiamo anche dei gattini. E siamo direttamente sullo stradone. Non ci sono asciugamani? No, non ci sono asciugamani e ci asciugheremo con una t-shirt. Andiamo a vedere la Times Square di Riyadh, perché a Riyadh hanno voluto ricreare la magia di Times Square, che io sinceramente quando sono stato a Times Square non ho sentito, perché sono cartelloni pubblicitari. E l'hanno voluta rifare qui. Allora, anche se non è proprio il mio genere, devo dire che è molto carino e molto curato come posto. C'è un sacco di gente, un sacco di famiglie, tutti che si divertono. Tranquillo, pieno di negozi, pieno di ristoranti soprattutto. Tante catene straniere, fast food a tutto spiano pure qua. Però, è un bel contrasto, dai, ci stava. Vedere anche questo lato dell'Arabia Saudita e non solamente la parte sconosciuta che abbiamo esplorato fino adesso. No, ma è davvero senza senso questo posto. C'è il castello Disney là in fondo. L'interno
L'intento di chi ha costruito tutto ciò è sicuramente quello di stupire, e direi che ci riescono benissimo. Però poi, se ci penso bene, non riesco a fare a meno di pensare a che impatto possa avere una cosa così nel bel mezzo del deserto. Vedete, l'Arabia Saudita non ha fiumi o laghi permanenti. L'acqua di cui ha bisogno per le persone, ma anche per allevamenti e colture, arriva dal sottosuolo e dalla desalinizzazione del mare. Entrambi i processi per ottenere l'acqua sono parecchio costosi, ma per adesso non hanno problemi a pagarli, grazie al petrolio. Ma va, c'è pure Blippi! Si vede che i tuoi amici iniziano ad avere figli quando sai chi è Blippi. In mezzo a tutta questa gente ci sono soprattutto tantissime donne. Quasi tutte indossano il velo, alcune non ce l'hanno. Tante sono completamente coperte. Fino a qualche anno fa, prima delle riforme che sono state fatte, non potevano fare un giro da solo comunque senza la presenza di un uomo che faceva da tutore, il marito oppure il fratello o il padre. Invece adesso sono libere di uscire da sole e anche di guidare. Per noi è una cosa scontata, ma fino a giugno 2018 l'Arabia Saudita era l'unico paese al mondo in cui le donne non potevano guidare. Per fortuna quella legge è solo un ricordo, anche se non troppo lontano. Ma l'apertura verso il resto del mondo passa anche e soprattutto da queste riforme sociali importantissime, anche se c'è ancora molta strada da fare. Sono tuttora ancora valide delle leggi assurde e antiche, e una cosa che ho notato è che fuori dalla grande città si è molto più attaccati al passato. Per esempio, è molto più difficile incontrare donne o vederle guidare. Si tratta di argomenti delicati. Viaggiare in questo paese è stato importante per me per capirlo meglio e capire che a volte è davvero solo una questione culturale, ma ciò non significa che sia giusto o che non si possa cambiare per il meglio. 40 minuti di traffico per tornare a casa e sistemare i nostri giacini. Io questa notte dormirò qua. I divani erano già occupati. Anche stanotte si sta comodi. No, ma raga, io la plastica la tolgo. Mi dispiace, ma spero non si arrabbino. Buonanotte, besughi. Comunque non si sta male. Per fortuna che ci stiamo solamente una notte. Amici, direi che il video di oggi può concludersi qua. Vi ringrazio tantissimo per averlo visto fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto. Magari fatemi sapere cosa ne pensate con un commentino qui sotto. Ovviamente l'avventura non è finita, quindi ci rivediamo per l'episodio di settimana prossima. Non perdetevelo, mi raccomando. Nel mentre, se volete, in descrizione trovate il link a Todo Cambia. Tutto il mio ricavato va in beneficenza ad Emergenza Sorrisi. Vi ringrazio tantissimo per continuare a supportarmi. Nell'attesa, se volete, potete guardarvi un altro video, il canale è pieno. Io vi aspetto qui come sempre lunedì alle 19:00.